Ciao a tutti e bentornati qui sul North Pacific Mars. Come abbiamo finito? Adesso abbiamo finito di raccogliere, di piantare gli alberi, come avete visto nella puntata precedente. Adesso questi dobbiamo aspettare che questi crescano. Ci vorranno quei 4-5 anni, ma per fortuna che nel gioco 5 anni passano abbastanza in fretta. E questo problema non ce l'abbiamo da aspettare tantissimo. Nel frattempo anche crescono gli altri alberi che abbiamo piantato sugli altri campi. E io adesso riporto tutto in fattoria, così che adesso restituisco tutto quello che ho in prestito e dopo vediamo un po' di preciso cosa dobbiamo fare. Probabilmente volerò la notte, magari questa la dormo, e poi domani vendiamo, cioè domani poi è gennaio, ma a dicembre secondo me anche qualcos'altro da vendere c'è. Voglio vedere se le balle, quelle che abbiamo fatto, le ultime o le penultime, che sono quelli che erano già fermi, mi sembra che sul vicino al campo 41, così lo prendo. Non lo prendo. Vabbè, adesso allora facciamo una cosa, che andiamo dov'è il rimorchio del camionsk? Allora, questo bel cippato lo portiamo alla cartiera, non è che... Allora, svuotiamo. Ok, così possiamo restituire anche questo, perché altrimenti anche qua ci fanno pagare l'affitto. Allora, questo allora, aspettate, qua in affitto abbiamo questo. Mi sembrava strano, perché dico c'è anche questo. Va bene, via, tanto non ci servono questi, non ci servono più. Questo lo parcheggiamo qua. Diamo da mangiare subito un attimo a Bobo, che oggi aveva avuto mangiato solo una volta stamattina. Ok. Devo vedere domani mattina anche come sono messi gli animali, ma questo lo facciamo domani mattina. E che significa? Fai vedere. L'insilato, che prezzo abbiamo? 3,40, però quando normalmente abbiamo venduto anche a me, no, 3,41 abbiamo venduto. Voglio andare a vedere se è sul campo 41. Se solo non mi perdessi. Qua. Come si è messi? Insilato. Insilato. Questa è ancora erba, però. Infatti. Vabbè, non è che tirerei fuori tantissimo. Forse 100.000. No. Allora facciamo una cosa, che dormiamo questa. Qua come si è messi? Qua è arrivato tutto. L'elettricità fa un po' fatica. Cioè, fammi capire. Allora, Wharton, qua magazzino. Se io cambio tipo di output... genera, ok, dove me lo genera? Da nessuna parte. Anche perché cosa faccio? Poi lo devo dividere, secondo me, cioè, è una cosa che tocco. Questa cosa non...
Probabilmente dovevo ascoltare di più quando ha spiegato come funzionava questa cosa qua. Non so che vi dico, facciamo così, che questa la mettiamo a vendita, no, distribuzione. Mettiamo in distribuzione e vediamo un po'. Esce. Distribuzione va bene, vediamo, queste qua non ne dovrebbero avere più, giusto? Vediamo. E allora fa vedere. Queste a 0, 165, ce n'erano altre? Questa no. Questa ce l'ha, ma è nuova questa. No, non è quella nuova, quella vecchia forse. Boh, non mi ricordo. Questa è quella nuova. E anche questa è quella nuova. Vabbè, vedremo, dai. Ok, allora, dormi bambina. Io direi che facciamo fila alle 9, tanto non abbiamo del gran lavoro da fare, eh. Gli interessi pagati 11.000, manutenzione 46.000. Mamma mia, oh. Che cosa? Io ho la manutenzione di sta fattoria, non l'ho ancora capito. Questa spesa enorme che abbiamo. Beh, qua è aumentata. Era poco fa, adesso è aumentata. Qui queste sono nuove. Questa è nuova. Beh, piano piano va lavorando. Gli potevo portare. No, gli assi li avevo portati, ma. Lasciamo perdere. Allora, io avevo un camion. Dov'è? Fammi vedere dov'è il camion. Forse ci dovevo andare al contrario. Qui. Allora, io posso caricare qui tutto sto pesce. Vediamo. No, facciamo una cosa, che lo mettiamo direttamente lì. È vero, già un po' l'ha caricato. Ma qui cosa viene fuori? Questi 4.000, questi 1.300, 1.300, ma queste qua non mi danno mica un pallet. Un pallet da 3.000. Vuol dire che quello che c'era abbiamo caricato tutto.
diamo 2 secondi che aggiorna la carta. Potremmo caricare anche la carta. Allora, carta ne abbiamo 45.000, acqua sporca 30.000, pallet di cartone 34.000, carta per il water 25.000. Cinque, sette. Sì, sette. Dove me li ha generati qua? Aspetta che mettiamo il camion indietro. Certo che li ha caricati malissimo, però, eh. Ma magari adesso. Questi li ha presi. Ho preso tutto. Devo abbassare un attimo il volume perché troppo forte. Adesso sì. Ok. Oh, guardate quel rotolo di carta che c'è lì. La carta come mi ha messo? Fammi vedere. Non, forse mi conveniva guardarci prima? Però ad aprile, anche questa ad aprile e questa a maggio, però 1073 adesso, 912, questo è buono però. È a carta 1080 contro il 1085. Beh, non è tantissima la differenza. Questo è stabile. Invece questo si potrebbe pure vendere. 1073 contro i 1096, ma non è che è tantissimo, eh? Niente, allora facciamo una cosa, che portiamo tutto in fattoria perché comunque dobbiamo smistarlo, c'è anche dell'altra roba che non voglio venderla, però due cose possiamo venderli. Quella 1073, che tra 1090 e 1073 non è che è tantissima la differenza. Devo portare il latte anche alle mucche, vediamo come si è messi. Tiro dritto qua, non è un problema. Questo è il campo mio, quello sotto è il campo mio. Vediamo un po' come siamo messi con
con la raccolta, perché lì l'avevamo seminato e già vedo che è abbastanza, abbastanza leggermente, abbastanza troppo, leggermente cresciuto. Vediamo. Oh, fase 2 di 6. Ma qualcosa dai, piano piano. Purtroppo con i 230.000 euro non riusciamo a comprare nessun campo e non riusciamo a comprare niente. Cavolo, costa troppo, tutto qua sopra costa tutto troppo. Qui no, l'ho verniciato. Però mi sono sbagliato. No, lì non posso piantare gli alberi perché lì ci voglio mettere la produzione. Mi potevo però comprare un altro campo qua e piantare gli alberi. O altrimenti devo comprare un campo direttamente dove ci sono già gli alberi, come quello che ho comprato prima. Ma per adesso gli alberi non ce ne servono più. Per adesso è bello pieno lì. Allora, il campo non è lavorato, possiamo passarci tranquillamente. Che non possiamo andare a disturbare o a rovinare i campi altrui. Ora mi viene il dubbio se la carta in quel magazzino, la carta effettivamente ci va o non ci va. Adesso vediamo. No, la carta la prendo. Bene. Ok, allora, io avevo venduto tutte le serre. Ce le ho ancora o l'avevo provato io? Non mi ricordo adesso se l'avevo provato o l'avevo già fatto. No, l'ho già fatto. Perché qui ci voglio mettere i maiali. I maiali. Altrimenti aspetta, costruzioni, ma animali, suini. Ah, ci sono solo questi. Ah, mi sono dimenticato di attivare quelle mod. Avevo scaricato un po' di mod di stalle, mi sono dimenticato di attivarle. Cacchio. Questa era quella. Ah, però è al contrario. Così. Se la mettessi così. Fa vedere. No. No, 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 no. Maiali. Ah. Mi sono dimenticato di attivarli. Vabbè, facciamo così, che questo ci guardiamo nella prossima puntata. Così attivo anche i maiali. Cioè attivo quelle due stalle che avevo scaricato, perché volevo dargli un'occhiata. Però non... Niente, mi sono dimenticato. Nel momento in cui ho attivato il gioco potevo attivarlo, ma mi sono scordato. Allora, facciamo una cosa. Che... Quanto latte abbiamo? 14.000. Che non è neanche male. Quello carica solo l'acqua. Dove l'ho lasciato? Mi devo mettere un giorno che non ho tantissime cose da fare e programmare i parcheggi. Perché ogni volta adesso ho perso di nuovo quella cacchio di botte. Ah, non è che l'ho lasciato qui vicino al trigger con l'acqua? No. Dove sei?
alla ricerca della botte sperduta. Non vorrei che l'ho dimenticata. Oh, l'ho lasciata. Dov'è? 10 qua. No. Ok. Beh, è là dentro. O ne ho due di queste uguali. Strano. Non mi dovrebbe indicare il Joskin. Mi dovrebbe indicare l'altro. Devo andare a vedere, va. Aspetta, non vorrei che mi sono sbagliato alla fine. Ma mi sono sbagliato, sì. Mi sono sbagliato, sì, era qui. Allora, andiamo a caricare il latte. Mentre carica lui diamo un'occhiata agli animalotti, vediamo come si è messi. Allora, fa vedere. Salute zero. Ah, manca un casino di roba da mangiare, secondo me, vediamo. Manca tanta roba da mangiare. Mucche, manca tutto. Capacità totale di efficacia, manca trazione mista, manca fieno, manca un po' di roba. Dobbiamo. Qui è già pieno? Benissimo. Allora, tu vai a scaricare lì e ti fermi anche lì perché non ho bisogno di altro. Ok. Produzione caseificio. Lui scarica latte. Allora. Sì, tu vai bene. Nella speranza che ci entra dentro la stalla. Devo lavarle tutti, ma questo lo faccio a screen. No, però devo fare un'altra cosa io prima. Voglio andare al caseificio a vedere quanta roba è stata prodotta, così che voglio vendere qualcosa, sono senza soldi, cioè se sì, io ho 230.000 euro, ma certo che se avessi 230.000 euro nel mio di portafoglio non sarebbe male, eh? So che 230.000 euro sulla North Research Mars è come se fossi povero. Allora, non mi ricordo se inizia da qua o inizia dall'altro lato, ma adesso vediamo. Iniziava da qui? No, inizia da... Allora, vediamo. Ok. Anche lo yogurt è carico, poi quark, numeri tutti, panna, altra roba, latte, altra roba, tutto vuoto, perfetto.
Un po' di roba l'abbiamo caricato. Vediamo che prezzi come si è messo. Mi sa proprio che su giro non venderemo niente. Ma abbiamo raccolto tutto e portiamo tutto dentro al nostro magazzino. Così da lì riusciremo a tirarlo fuori. Allora è smistato in base a quello che ci serve. Questi sono prodotti prezzi in salita. Aldi, Edeka e Lidl. Sono tutti prezzi in salita e siamo 1.500, 1.600, 1.619 il massimo, quando 1.692, 1.600 diciamo qui con 1.660, 1.600, 1.680, 1.620, 1690. Beh, ci siamo vicini. E il problema è che vorrei ottenere il massimo possibile, ma io sono a gennaio, cioè il massimo possibile è 1900, se ne parla a settembre. Io ho bisogno di soldi adesso. Sapete cosa vi dico? Che questo qua, tutto per com'è, lo andiamo a vendere. E perché io mucche ne posso ancora comprare? Quante ne ho? Boh, non so. Allora, dov'è il prezzo migliore? Questo è il migliore, è 1568, 1600 Lidl. Questo è 1590 Lidl. $97.82. Vabbè, Edeka. E questo è Aldi. Beh, allora dobbiamo smistare un po'. Io devo tenermi solo il latte e la panna. Il latte e la panna, perché uno poi va dove? Questo andrebbe... Sì, questi due li potrei portare poi... No, 1.059. Allora, diciamo che tutto tranne il quark lo posso portare da Lidl. Ok. Tutto tranne il quark. Ma sai che vi dico? Me ne frego. Portiamo tutto da Lidl. Portiamo tutto a Lidl e guadagniamo qualche soldo. E dobbiamo investirli. Adesso non so come. Se ho ancora spazio in quella stalla, compro delle mucche. Altrimenti vediamo cosa fare. Sì, ho pensato troppo tardi. Andiamo di qua. Mi rimane solo da vedere. Allora, la carta, quella non l'abbiamo venduta perché per adesso non ne vale la pena. Devo solo vedere come si è messi con la legna, cioè nel senso che quelle pallet di legname che abbiamo, dove me li paga di più. In caso vendiamo anche quelli, scarica adesso a sinistra, lato sbagliato, benissimo. Ok, vediamo quanto riusciamo a fare. Quando avevamo, mi ricordo, 2.32 o qualcosa. Beh, abbiamo recuperato i soldi che sono andati in fumo per la manutenzione della fattoria e qualche centesimo in più l'abbiamo preso, dai, no, 300. Arriviamo a 3.70. 3.70, oh, 3.70 precise, bene. 125, 6, siamo a 130.000 abbondanti. Beh, non è male. Andiamo a vedere nella stalla se ci vanno ancora degli animali. Vediamoci così. Andiamo qua. Dove cacchio mi sono messo qua? Va, che fortuna! Metto qui.
Secondo me qua siamo a pieno. 80 su 80. Qua non c'è più niente. Potrei valutare di vendere qualche mucca di quelle un po' più cresciutelle. Vediamo un po'. Allora, la bruna io la compro a 1550. Se la vendo adesso, ci risolvo un Kaiser. No. No, 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 perché questi sono tutti 18 mesi. Io 18 mesi forse non ne ho manco mezza. No, questa è 50 mesi. Questa è vecchiotta. 32 mesi. Ma quanto conviene venderle queste cose qua? Bisognerebbe comprarle qua che hanno 0 mesi e quando hanno qualche anno in più venderle. Vediamo se ce n'è una. Questo quanti mesi? 44, 2 mesi. 2 mesi? No. 16 mesi. 4 e 20. 12 mesi? Uff, non vale la pena. No, la cosa che ne varrebbe la pena è comprare un'altra stalla e metterci altre mucche dentro. Perché con il latte effettivamente si guadagnano ai gran bei soldi. Un'altra stalla. Abbiamo solo quella di FedExon qua che ci vogliono però 5,50 e se vogliamo quella col robotico 7,50. Altrimenti prendere un'altra di questa costa 5, 510, non ne vale la pena. 510 per 80 animali non ne vale proprio la pena. Quando invece compriamo una di queste ce ne vanno 1000. Effettivamente la stalla è un po' piccola, per a 1000 animali, però si può valutare. Ma facciamo un'altra cosa ancora, che valuteremo nella prossima puntata cosa farne, perché adesso attivo anche le due mod che avevo scaricato per quanto riguarda le stalle per i maiali e poi vediamo se trovo qualche altra stalla bella per le mucche e in caso installo una di quelle. Compriamo questo campo qui e vediamo di preciso, anche perché 500, 700, no, cioè i prezzi sono molto molto alti per adesso. Mi sa che torniamo a prestarci i soldi, perché altrimenti non facciamo niente. Altrimenti continuiamo così. Vedremo. Ragazzi, allora, appuntamento al prossimo video. Io vi saluto. Ciao!